Signore e signori, una presentazione al contrario. Il buio in sala c'è già. Leo Ortolani. X-Men, Apocalisse. Alcuni giorni fa dall'andrologo, dottor Eugenio Laborsa. Dottore, c'è qui Ortolani. Di nuovo? Gli avevo già detto che la lunghezza del pene non è un problema, non mio almeno. Dottore, mi aiuti, la prego, mi si sono rotte le palle. Santo cielo, che brutta frattura. Non ne vedevo una simile dai tempi in cui studiavo latino. E quando è successo? Ieri sera, al cinema. Il suo è un caso interessante. Le spiace se ne parla al mio prossimo convegno? No, faccia pure. Quando lo fa? Ora. Ieri sera sono andato a vedere X-Men Apocalisse. Sono andato da solo perché Marcello Cavalli non era in casa. Ancora lì? Sì, ma poi si stanca. Non sai finché mi costringe a vedere. Il film inizia nell'antichità, che per i film americani ad alto budget vuol dire che ci sono le piramidi. Se il film viene fatto con pochi soldi, l'antichità che possono permettersi alla fine dell'Ottocento si limita a far crescere le basette agli attori. Come mai le basette? Faccio un film che inizia nell'antichità. Ah, mi spiace. Vado, che ho il cerimoniale di Anubi. Stasera ce ne offro io, dai. Il cattivo del film è interpretato dall'indimenticabile Lino Ventura, però blu. Io, Lino Ventura, conquisterò il mondo! Stare in Francia l'ha cambiato. Ma gli antichi egizi lo chiudono nella piramide usando il rarissimo granito Freccia Rossa, un blocco di pietra di svariate tonnellate che scivola su un piano un po' inclinato con la velocità di un treno. Ma e l'attrito? Abbiamo speso tutto a fare la piramide, non ce lo potevamo permettere, però possiamo far crescere le basette a Osiride. Dopo l'antichità si passa a Jennifer Lawrence, che ci mostra i suoi poteri mutanti, tutti e due. Gran pezzo di film. Poi c'è la scuola per giovani superdotati, quella dove non la fanno entrare. Mi scusi, vada pure avanti. Poi c'è Magneto, non fa più il mutante, lavora in fonderia ed è sposato con una donna doppiata male. Hanno anche una figlia doppiata male, ma stavolta non ha accento romano. È già tanto, eh. Cosa tu fai, amore? Gioco che tu mi scopri di nascosta. La moglie e la figlia hanno tatuato in fronte un numero, è il minutaggio del film in cui muoiono per scatenare l'ira di Magneto. Mi ha spoilerato una cosa che non avrei mai immaginato guardando il film. Sta scherzando? Sì. Dopo più di 5.000 anni risvegliano Lino Ventura. Oh, vi prego, ancora 5 secoli. Lino Ventura si sveglia nel 1983 e apprende tutto ciò che succede nel mondo tramite la televisione. 30 anni dopo lo vedremo cantare ai concerti di Cristina D'Avena. E puffi siamo così. Come in ogni film di supereroi che si rispetti, il cattivo vuole distruggere il mondo e poi ricostruirlo, e non si capisce perché quando c'è fino al 65% sulla ristrutturazione. Però mi deve portare la certificazione energetica per poter usufruire della detrazione, questa è la scia. Per fare un esempio di come distruggere per poi ricostruire, trasforma il carro in una piramide. Ma che fantasia! Dopo 6.000 anni ancora con le piramidi stai. E cambia anche il nome, basta Lino, fai poliestere. Per il suo piano Lino si procura degli alleati che, mamma mia, c'è una che fa piovere. Dai, ma tutte le volte! C'è una fan di Star Wars, ma di Episodio 7. C'è uno con le ali di metallo che vuole e poi lancia le penne. Ecco, bravo, lanciamene una rossa, va che correggo gli errori di sceneggiatura. E poi c'è Magneto, che Lino gli dà il potere di fare dei campi magnetici che distruggono i posti famosi, tipo il Teatro dell'Opera di Sydney, i ponti San Francisco. Questo è il motivo per cui sempre più persone preferiscono abitare a Casalbellotto, dove c'è giusto il monumento ai caduti. Casalbellotto non è mai stato invaso dagli alieni, non è stato attaccato da Godzilla e non ha mai subito degli sconvolgimenti climatici. A parte la famosa nevicata dell'85, quando il Ginetti è rimasto a piedi col 124 Fiat. Pensava fosse colpa di Magneto, ma era la batteria. Dai, dai, parti! A un certo punto del film, il cattivo scopre le carte. Più di ogni altra cosa, desidera il potere di comunicare con tutti in tutto il mondo. Ma è terribile, vuoi diventare uno YouTuber? Oggi vi mostro cosa c'è nella scatola della PS4. Il premio Deciditi va a Magneto. Prima vuole essere cattivo, poi torna buono, poi torna cattivo,
poi torna buono. Oggi come ti senti, Magneto? Aspetta che giro la ruota. Poi c'è lo scontro finale dove l'unione del gruppo permette agli X-Men di prevalere sui cattivi, uniti solo dalla paura del loro capo, per cui alcuni cattivi si ribellano e poi c'è questo X-Men che grazie allo scontro scopre di poter utilizzare quei poteri che all'inizio del film la spaventavano e a quel punto ho sentito un rumore secco, tic! All'improvviso mi sono rotto le palle. Aveva avuto già avvisaglie? A dire il vero mi erano cadute per terra con Batman contro Superman, ma non mi pareva si fossero rotte. Anche con lo Hobbit si erano gonfiate parecchio, ma non avevo notato perdite. Mi dica una cosa, Ortolani, ma lei quanti blockbuster si guarda in un anno? Beh, ce ne sono tanti, dottore, tanti davvero. E non finiscono mai. Via, via, non si disperi per le sue palle. Non le assicuro che potrà addobbarci ancora l'albero di Natale, ma con un po' di colla potrà tornare presto al cinema. Però Ortolani, anche lei, smetta di essere così critico, così esigente. Sono film nati per intrattenere, per divertire, niente di più. Allora si diverta, si lascia andare, vada a vedere questi film con gli occhi di un bambino. Grazie, dottore, seguirò il suo consiglio, grazie di tutto. Qualche tempo dopo, un bel biglietto per Warcraft d'inizio. Eccolo! Mamma, aiutatemi! Oh mio Dio! Qualcuno chiama un'ambulanza, presto! Noi umani possiamo unirci agli orchi che sono buoni per combattere un male più grande. Oh no! Aspetta, aspetta. Dopo gli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80, il prossimo film degli X-Men sarà ambientato negli anni 90, dove il potente computer Cerebros avrà installato Windows 95 e potrà trovare solo un mutante alla volta, se no si pianta. E dai, è la terza volta oggi. Prova a spegnere e riaccendere. Non ero pronto, l'abbiamo impaginata oggi ma non l'ho letta, quindi avevo le lacrime agli occhi, no, è un problema. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie per essere qui e nelle sale limitrofe a quelli che si sentono lontani come se stessero guardando gli europei di calcio, ma più divertenti. Sì. E io ho commesso l'errore di quelli che escono dalla sala prima di quello che c'è dopo la sigla. Ho letto fine, ho detto mi vado a sedere, si comincia. Ma no, ma con i supereroi state sempre fino in fondo perché la sofferenza non ha fine. Ok. Un anno fa abbiamo promesso alle ragazze del Circolo dei Lettori, ecco, dico questa cosa e appare Giorgia, che avremmo portato le Ortolani e ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato le Ortolani. Non era una cosa scontatissima, anche perché un anno fa non eravamo certi della forma che avrebbe preso questo libro di espressioni di dolore, in qualche modo. Sì, no, ma adesso si scherza, si scherza, però insomma siamo divertiti tutti, no? No, eh? No, qualcuno sì, ma non si dice. Ma tu ci vai perché a questo punto ti ci vuoi incazzare o speri, continui a sperare pervicacemente che ti piacciano? No, a volte perdo la speranza e vado a vedere God of Egypt così, cioè, ma nel senso proprio voglio vedere un brutto film, ma proprio brutto, brutto e trash. E Marcello, dai, vieni. E lui poveretto dice, dai, ah sì, anch'io voglio, non è vero, però viene. E quindi andiamo a vedere. Qualche volta ti piace un po' più di quello che temevi o... Beh, no, vabbè, allora Gods of Egypt funziona solo per la scollatura della protagonista, che però gli tira una freccia proprio lì e muore, e quindi si vede che era proprio per l'arciere, non lo si sa. Però, insomma, no, a volte insomma, ci sono anche dei film che dimentichiamo subito, o a volte ci sono dei film che non andiamo a vedere. Sì. Stasera ci dicevi, mentre mangiavamo, che spesso a causa dei tuoi orari di lavoro, cosa con la quale io ho empatizzato palesemente, tu frazioni un film un quarto d'ora alla volta nei ritagli di tempo, quindi ti ci può volere un mese per vedere una cosa a casa. Posso immaginare la rabbia quando ti sei preso una serata, magari sei andato in un'altra città. No, beh, in un'altra città no, perché non avrei così tanto tempo, però sì, una volta la rabbia monta quando vai a vedere film che magari ci tieni, dici ma dai questo è bello, ci... Per esempio vado con mia moglie, per cui c'è proprio che riusciamo una volta ogni sei mesi a piazzare le bimbe da qualche parte e andiamo a vedere La Conversazione. Perché qualcuno l'ha vista? Perché hai questo problema? La Corrispondenza, scusa. Meno male che c'ho quel... Meno male che c'è il Fenzi, diciamolo. Che mi corregge, giustamente. Ce l'hai tantissimo con questo film. Con La Corrispondenza? Fatto? È un pacco. Signora, c'è un pacco?
corrispondenza. So che te lo consegnano subito, cioè non c'è possibile. Cosa sarà mai? Cosa ci sarà in questo pacco? No, è proprio un pacco, cioè lo apri, c'è un altro pacco. È Massello massiccio proprio. Sì, no, perché c'è la speranza a metà film che ci sia la svolta quasi fantascientifica, no? Io adesso non sto a raccontare i film perché magari qualcuno giustamente vuol vederselo da solo e mi spiace, però insomma, e c'è questa possibilità, poi passa e resta solo il pacco e c'è ancora metà film e allora lì viene fuori, adesso questo è per chi l'abbia visto, viene fuori il commento parmigiano dietro, per me il migliore è il barcaiolo, che non l'avete visto, lo so che non l'avete, però vi assicuro che di tutti gli interpreti c'era questo che portava la barca, faceva finta, perché tra l'altro non è neanche molto bravo a fare una persona con problemi mentali, allora sta semplicemente così, con la barca, no? Per me il migliore è il barcaiolo. E quindi cioè, ti viene un po' rabbia, poi per fortuna è un film, insomma, che vai a vedere, è stato il figlio con Tony Servillo, insomma, sono cose che ti... Ecco, no, daccene per favore, ristabilisci una stella polare per noi, dicene uno che sei uscito con delle buone speranze e ha consegnato quello che aveva promesso. Sì, ad esempio Ritorno al futuro. Stavo per dire, negli ultimi 20 anni sei tornato indietro di 30, però... Sì, no, è bello, cioè ci è piaciuto, si è tornato a vederlo tra l'altro 2 volte, quindi quello mi ricordo era... Una volta nell'85 e una volta nel tardo 85. Ma prima c'erano stati anche i Blues Brothers. Sì. Quello era l'80, sì, ok. Sì, bello, sì, sì. Poi c'è stato... No, ci sono stati, no, sto scherzando perché poi non guardo soltanto al cinema, guardo anche in televisione, guardo i DVD, guardo su internet, guardo se ci sono, cioè se non ci sono non li guardo. E quindi no, ne vedo sempre tanti, per cui adesso si ride e si scherza perché comunque sia queste recensioni qua che vengono fatte si fanno per ridere con, diciamo così, la compagnia della rete, sono quelli che commentano il filmone, insomma il blockbuster, e allora tutti aspettano ad esempio, commentaci Batman contro Superman, commentaci Apocalisse, commentaci, a volte ho il tempo di farlo, lo faccio, a volte magari devo aspettare o magari ci sono state occasioni come realizzare questo libro e poter fare delle recensioni di film che mi avevano chiesto di commentare tempo fa e avevo messo da parte, insomma. No, probabilmente ce ne sono alcuni che sono così urfidi che è come quando ti dicono, ah, lei che fa il fumettista, su questa cosa ci dovrebbe fare una storia, che è una delle cose che viene detta in assoluto di più a chi fa il suo mestiere, e certi terribili. Film sono così autoevidentemente della cacca che è come sparare sulla Croce Rossa, probabilmente. Sì, poi ci sono film che vedo solo io e... Dici un film che hai visto solo tu. Aspetta, è con quello che fa il dottor House. Scusa, ma mi piace tuo padre. Chi è che l'ha visto? C'è una mano in sala. Questo è un film giocato sul fatto che Hugh Laurie, all'epoca era molto famoso con la serie di dottor House, quindi anche personaggio comico, insomma, lui nasce comunque come personaggio comico. E questi sceneggiatori, probabilmente durante una serata al bar, che avevano bevuto parecchio, hanno detto, dai, facciamo un film divertente, troppo divertente, in cui lui è amicissimo da 40 anni con quest'uomo, entrambi hanno dei figli, e la figlia di quest'uomo con cui lui è, si mette con lui. Un ridere, ma le situazioni divertenti che possiamo inventarci con questo film. Dopo i primi 20 minuti che fai 2 risate, dici... sono persi, non sanno più che cosa fare di film, giusto? Cioè, e quindi imbastiscono una cosa drammatica, cioè parti da ridere, finisci nel disgusto drammatico e poi non so, cioè c'è un finale buttato lì così che poi alla fine ritornano amici ma ti senti male dentro per loro, cioè, quindi non so. Ecco, una sensazione bella tipo quel film con Ryan Gosling nella bara che è Buried, sì, sepolto, insomma, che tra l'altro è un bel film oltretutto, però insomma esci che... Sei contento che... Invece quest'altro era una commedia e fa lo stesso effetto. Questa è una commedia che va in calando fino a diventare un disastro. Ecco, quindi sono film che arrivano direttamente in video, per fortuna, quindi non... Però chissà perché l'ho visto, non lo so. Attratto anch'io come un pollo dal fatto che ci fosse Hugh Laurie e quindi ho detto, voglio vedere... Quindi tu non senti una specie di dovere civico nel cautelare le persone con le tue salaci recensioni? No, perché ovviamente io ho i miei gusti, ognuno di voi... ai vostri
E quindi sicuramente se c'è un film che a me piace e non piace a loro, cioè non vedo perché io debba imporre il mio punto di vista, quello che faccio alla fine, perché magari poi c'è gente che si è divertita con X-Men Apocalisse, posso capirlo, perché in effetti è un film molto meno dannoso che Batman contro Superman. E lo so che l'aspettate, abbiate pazienza, cioè non so neanche bene cosa scrivere, cioè giuro, cioè un film talmente... Poi adesso ti abbiamo dato questa scusa che se ad anni alterni cerchiamo sì. di fare una raccolta, puoi tenertele per un... Infatti, no, il fatto è che volevo fare una recensione di Batman contro Superman contro Capitan America Civil War, cioè ci veniva un recensionone in cui da una parte si mostrava un po' le come faceva le cose dei film della DC e quelli della Marvel, insomma, che alla fine sono riusciti a creare comunque questa bellissima serie di telefilm, insomma, per cui non, insomma, ce l'hanno fatta, ecco, per loro, per certi versi. La DC ancora sono lì che cosa abbiamo sbagliato, aspetta, ma è stato dopo l'Ave Maria oppure è stato quando tu eri sui ceci che stavi... E non si capisce di chi sia la colpa, insomma, adesso si stanno prendendo a frustate che però ancora dai che ti sbaglio anche il prossimo. Così sono, questi sono quelli della DC, degli allegroni, i soffertoni, insomma, sì. Infine quelli che non si diverte nessuno, che sono tutti seri, che devono essere aderenti alla realtà, e sono talmente aderenti che sono, non sto per dire una parolaccia, che qui non, però aderente alla realtà, la stavo dicendo, sì. Siamo a metà secca dell'anno solare, sì. Quali cose stai aspettando con ansia di andare a vedere, anche a scopo smerdamento, a scopo ludico? Sì, non lo so cosa, so che deve uscire Star Trek, però lì è come dire sai, devo fare l'esame del sangue, ti tocca. E vai. Hai appena incontrato William Shatner, porta rispetto. Ma lì si parla dello Star Trek, quello, il capostipite, cioè, quindi insomma siamo di fronte senti questa fisarmonica che si accompagna. Da dove viene la fisarmonica parigina? Sì, perché un tempo con William Shatner a Parigi, insomma, si andava per i canali, così, non so, a cercare ponghe, vabbè. Bene. E di altri film cosa sta arrivando? Sta arrivando... Quello l'ho proprio cancellato. Cioè, dal primo trailer, dal primo teaser su Suicide Squad ho detto, ecco, non ho più voglia. Cioè, perché... cercano con i personaggi di far ridere, di fare anche loro, di fare le cose, poi magari sarà un film bellissimo, io questo ovviamente non lo posso sapere, ma lo sento. Guarda, ho paura, perché Independence Day 2, io quando andai a vedere il primo ci fu l'applauso al discorso del presidente in piena sala, proprio, e questo sarà il nostro 4 luglio, tutta la sala, il Cina che applaudì il presidente, eravamo così, questo insomma. Anche a Parma. A Parma, dici, sì, okay, sì, 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 è stato successo a Parma questa cosa qua bellissima e ci saltò moltissimo, cioè ci divertimmo, forse anche perché all'inizio, prima di partire col film, fecero vedere questa pubblicità della riedizione dei film di Guerre Stellari. E quindi già quella, c'eravamo io e Vassì, ci casammo un sacco, no? Ma adesso lo vedrete, wow, widescreen con i caccia che uscivano, quindi già lì erano tutti carichi, insomma, come farsi prima di una gara di ciclismo. Ci sono dei ciclisti qua, lo sapranno benissimo. E quindi guardammo il film dopati, già dai caccia TA che uscivano dallo schermo. E qua adesso ci sarà ancora più grande, ancora più cosa, ho un po' paura perché non vorrei che... Non so, però magari sarà anche un bel film, dai. Dottor Strange ho già cancellato. Così. No, sì, no, Alien Covenant, sì, quello purtroppo per voi, perché a me... Torniamo sempre su Prometheus, è una passeggiata di salute che facciamo questo volentieri. Questo lo stavo evitando, però in qualche modo... Adesso mi farò magari il pupazzo del mostro, me lo solo porto. A me, Me lo porto agli incontri, il pupazzo di... Prometheus, vabbè, l'avete visto tutti sicuramente. Mani? Quel film con i mostri. Ci sono 9 mani. Ok, adesso mani. Alzi una mano solo quelli a cui è piaciuto. Metà delle mani di prima. Però, dai Sara, tira sulla mano. Avete alzato la media di questo tour, comunque. Sì, no, perché io ero rimasta a 6. Cioè, eravamo in 6. È un film sbagliatissimo, scritto male, con delle cose... Perché voi immaginatevi questa spedizione, la racconto per chi non l'avesse visto, è questa spedizione che va all'altro capo della galassia, faccio per dire, per cercare le origini dell'uomo. E quindi sull'astronave sono fior di scienziati, ma mica quelli, non so, gli studenti che fanno, non so, il dottorato, no, proprio scienziati seri. Tra cui c'è anche un geologo. Ora, il geologo lo vedete...
un polo con la cresta, tatuato, si fa gli spinelli, è così. Cioè i geologi sono così. Quello che non concepisco io per i geologi, chi ha visto il film, che lui usa queste sferette per mappare tutto l'interno delle caverne dove stanno andando e poi per tornare indietro si perde. Ora, io vi assicuro che i geologi vengono bendati, girati su se stessi 4-5 volte e poi buttati giù dall'elicottero in zone di montagna che non sanno neanche loro se parlano la stessa lingua e non si perdono mai. Quindi quella è la cosa di fantascienza dei film, però l'ho colta io, non il pubblico. Il resto sono scienziati che appunto si fanno le canne durante così, dall'altra parte della galassia, in un costrutto assolutamente alieno, sbroccano e vanno a toccare le bestie che vengono fuori. Io non so, rifai la squadra meglio, cioè la prossima volta fai un concorso, non fare per chiamata, se lo dico anche per il sindaco di Parma, insomma, voglio dire, fai delle cose meritocratiche, ecco, non perché conosci, ah sai che carino quello biologo, porta. E quindi inizia tutta una serie di cose perché c'è una stupidità di fondo che non ha senso di essere, insomma, erano più intelligenti quelli che erano operai sulla Nostromo di Alien il primo rispetto agli scienziati di questa qua. E quindi ci sarà il seguito, però Alien Covenant arriverà da qui a un paio d'anni più o meno, insomma. Il lavoro non ti mancherà, ma la sensazione è questa recensione qui, la prima volta che la vedo, te l'ho detto, ma quella sì. Cosa del avevamo finito il budget prima di poterci permettere l'attrito, per quanto idiotica, mi sembra in realtà una cosa abbastanza che accomuna molte di queste situazioni, cioè sì, non pensi a quello che fai, c'è del buon senso di fondo che viene a mancare perché non c'era il tempo di averlo. Io non so, l'avete visto il film Apocalisse? A un certo punto ve l'ho già spoilerato, ma tanto, a un certo punto cosa fanno? Per imprigionarlo, ma non solo imprigionarlo, ma fare anche dei danni così all'interno di questa piramide, tolgono dei paletti che reggono questi blocchi di granito che fa boom, e poi partono come il Freccia Rossa, no? Ferma a, e poi va Piacenza, Bologna, così, e alla fine e butta giù delle colonne, ma di granito così, che reggono la volta di questa piramide. E tu dici, ma non basta, cioè, anche se non sei geologo, secondo me, cioè, lo sai che se tu metti un mattone su un piano inclinato così, fa, pum. Cioè, io mi sarebbe piaciuto vedere la faccia di quelli che hanno organizzato il tutto, pum. Esce fuori Apocalisse e dice, venimo qua, e quindi gli fa blu lui, insomma, quindi, insomma, vabbè. E quindi sono tutta una serie di situazioni che a livello di sceneggiatura basterebbe che ci fosse uno con un minimo di attenzione, e queste non, cioè, ti fai un'altra trappola, non lo so, chiudi la porta, non so, fai delle porte che si aprono solo da entrando e poi che non c'è la maniglia, così, e rimani lì dentro, è più plausibile. Sì, sicuramente. Sì, è successo anche tante volte senza chiave, vabbè. Quindi non ti stanchi mai comunque? Cioè... No, con questi film sì, cioè, la tua attenzione viene continuamente sollecitata, anche con Batman contro Superman di cui si parlava prima. Chi è che l'ha visto Batman contro Superman? Un po' più i mani, vedo, rispetto a Prometheus. Ci sono delle situazioni che all'inizio tu dici, vai com'è interessante, aspetta che cerco di capire bene come mai c'è questa cosa della pallottola. Io porto sempre in giro questa gag della pallottola perché effettivamente c'è proprio una sottotrama che va in questo Batman contro Superman di questa pallottola che non si capisce bene da dove arrivi, perché c'è stata una strage in Nord Africa, viene accusato Superman, non si sa di cosa, perché lui non spara, quindi vabbè, già lì dici, però magari ci arrivi, aspetta che sono interessanti gli americani, magari sai queste cose del processo, ci arrivano adesso, ci arrivano anche se non ha sparato è colpa sua. E quindi, però questa pallottola di chi è? Questa c'è Lois Lane, l'inutile Lois Lane, perché si vede benissimo che non sa cosa farne. Fanno anche c'è anche questo pezzo in cui fa il bagno nella vasca, non si vede niente, quindi proprio inutile totalmente. E però cerca di capire di chi sia questa pallottola, per cui fa proprio scala, non so, le gerarchie militari per arrivare fino al mega generale che dice, questa pallottola, non te posso dire questa pallottola. E alla fine dice che è una pallottola che è unica. Cioè non puoi sparare con le armi normali, cioè i morti sono un po' troppo... cioè, è unica ed è di Lex Luthor, cioè tipo come se l'avesse firmata lui. Questa pallottola è mia, Lex Luthor. Cioè, e questo ci arriva alla fine e dice perché? Cioè solo perché devi far capire che c'entra Lex Luthor con questo...
e fa una pallottola, la fa in casa, come la sfoglia, no? Va lì, fa le pallottole, tagliale corte, che ce ne stanno di più, così. E quindi è tutta la prima mezz'ora che tu hai passato a dire va che qua c'è da... aspetta, no, qua è che è iniziato bene, va che c'è iniziato bene... casca tutto così. E rimbalzano per la sala. E rimbalzano per la sala. Mie! Fermo così, insomma, un po'. E da lì poi ti lascia andare. Cioè, sai come... passa la corrente e ti fai portare con Doomsday, eccetera, eccetera, verso... finalmente il finale, perché dura più di due ore, insomma. Però hanno promesso una versione estesa, che è quella dove tu, mentre scivoli così, portare qua, ti incagli in un'ansa, così. Questa è la... 30 minuti stai lì, poi dopo la corrente ti riporta e finisce il film. Quella è la versione estesa. Ma qualcuno la comprerà comunque, eh? Cioè, il desiderio di farsi del male è infinito. Ma sì, ma guarda, ma forse anche... sono cose da studiare, secondo me, cioè, nel senso che probabilmente le faranno studiare alla prossima generazione di cineasti, perché non è possibile che passino così. Sì. Ma hai la sensazione che ci sia un pelo più di scrutinio nel fumetto? Cioè, intendo dire, non nel tuo fumetto, nel nostro mondo, far passare una tavanata di quel livello è un pelo più difficile? Sì, no, allora, dipende sempre dai fumetti fatti, eccetera. E noi, tra l'altro, come fumettisti abbiamo un rischio grosso, che è quello di fare storie anche a velocità sostenuta, perché magari, non so, io ho una serie, la storia dopo deve uscire e ho un mese di tempo per pensarci. Ora, questi film partono da anni prima, insomma, pre-produzione, gli script, poi viene rivisto 1, 2, 3, 4, 5 volte, magari viene rivisto. E quindi quello che io non riesco a capire è come mai non ci siano delle correzioni in corso. Perché secondo me... rivedimi un po' Batman contro Superman. Aspetta... sì, il titolo è scritto bene, bravo, beh, ok. Aspetta che lo faccio vedere anche a Lindelof. Lindelof! Va che c'è un orso in fondo, eh? Guarda, guarda. Ah, che c'è l'orso! Ok, a posto. Quindi, insomma, c'è tutta una serie di passaggi che però alla fine non riescono a dare una cosa... Il fumettista, secondo me, fa più fatica, diciamo così, a svaccare, perché comunque sia, a parte che poi va alle convention e gli sputano in faccia, quindi, insomma, magari ammorbidisce la pelle, però non è bello, ecco, proprio come gesto. Però, dalle altre parti, ripeto, ha forse anche più tempo per pensarci, per non stare... anche se... a volte ti vedi anche lì, nei fumetti, insomma. Questo, al peggio non c'è mai limite, il nostro è un settore molto meritocratico, proprio sì. Perché ci sono anche i cani. Però sì. Forse c'è chi dice che le correzioni e le riscritture siano proprio ciò che porta al risultato di cui ti lamenti tu. Per cui forse il solipsismo dell'autore un pelo aiuta a mantenere il controllo della coerenza delle cose. Io me l'augurerei di più per il futuro, però qua sembra che non funzioni più. Cioè, nel senso che arriva sempre quello di dire, no, aspetta, tu hai fatto già Rogue One di Star Wars, ma non è all'altezza di J.J. Abrams, che non so cosa voglia dire. E ci... aspetta che rigiriamo un po' di scene, ma qua... due o tre. Adesso ha già smentito, però no, ne facciamo il 40%. Cioè, cosa hai girato fino adesso? Allora, ho fatto la comunione di mia figlia l'altro giorno, scusate, ho usato la macchina, mi serviva, poi ho fatto no, insomma, beh, non è, per me non è serio, cioè, soprattutto nel momento in cui tu sai che al cinema porti una caterva di gente, perché comunque sia chi è che non va a vedere un film magari aspettato, atteso a lungo come Guerre Stellari, ci fanno tutti, lo sanno. Chi è che non va a vedere Batman contro Superman, metti due icone dei supereroi una contro l'altra, ci fanno tutti. Infatti fanno un sacco di soldi il primo weekend e il secondo weekend comincia già a crollare l'attenzione, perché c'è il passaparola, giustamente. Però intanto loro ti hanno rapinato. E si parla di pirateria cinematografica qua. Eh sì, non è che siano soltanto quei poi sfigati che scaricano. No, ascolta. Cioè, io una volta ho detto questa cosa in un'aula di avvocati, sono ancora qua, per fortuna, però mi hanno dato ragione, cioè questa cosa qua, c'è una pirateria anche da parte di chi produce queste cose sapendo che trufferà. Ti ruberà del denaro e delle ore di vita. Sì, beh, con i Fantastici 4, lì è l'esempio più... io non riderei tanto se l'avessi visto,
è l'esempio più eclatante, nel senso che loro hanno fatto qualcosa che non sapevano bene cosa avevano fatto, cioè, anzi sapevano cosa avevano fatto, sapevano cosa avevano speso, ho detto faccio come mia figlia. Giovanna, cosa hai fatto? Non so cosa stia cercando, una fuga, cioè, se scatto di qua mi becca, se scatto di là c'è la Lucy che mi occupa il posto. E loro l'hanno mandata al cinema, lo stesso, l'hanno rappezzato con due o tre cose ed è arrivata al cinema questo film, oltretutto in cui mancavano le scene viste nel trailer. Tu sei lì, ma quando è che la cosa casca dal cielo e schiaccia una Jeep? Ragazzi, mi sarò addormentato. Oppure è stata così veloce che non... sono, ma guarda, una cosa... Beh, e quindi... ho molto riso due settimane fa perché c'è quella nuova serie con Corrado Guzzanti che fa l'intellettuale che ha perso la memoria. E quando, Mario, diventa, quando diventa esatto il comico rude e razzista, si lamenta dei Fantastici 4. Per cui per arrivare un film a quel livello di pubblico vuol dire che ha dato veramente fastidio a tutti. Insomma, sì, no, perché passi appunto sull'attribuzione attoriale delle vari ruoli, dove Johnny Storm, che è stato un ragazzo biondo, occhi azzurri, viene fatto da un ragazzo di colore. Chi se ne, come direbbe sempre la Lucy, però fammi un bel film, cioè non mi fare... Ecco, lì è stata per me pirateria cinematografica proprio al massimo del suo splendore. Mi sentivo anche ridere, ma quanta gente in sala, così. Ah. Io vorrei che loro avessero 10 minuti di domande da farti, te ne faccio un'ultima io. Sì. Nei primi anni 90, nel tentativo di salvare un film che poi è uscito drammaticamente sbagliato, ma è un mito per quelli come noi, che è Last Action Hero, quando il patchwork di sceneggiatura era diventato qualcosa di ingestibile, dettero $1 milione a William Goldman, l'uomo che aveva sceneggiato il Maratoneta, Figlio del Presidente, ma soprattutto La Principessa Sposa, ovvero La Storia Fantastica al cinema, per cercare di aggiustarlo. Cioè, una volta, anziché dire chiamiamo 37 deficienti e perdiamolo per sempre, cercavano di chiamare uno che avesse la testa lucida. Tu ci andresti se ti chiamassero a fare lo script doctor per i blockbuster hollywoodiani? D'altronde, scusa, non è una domanda del cavolo, perché tu arrivasti vicino all'universo Marvel con una licenza senza precedenti di perculare le icone Marvel come nessun altro aveva mai fatto. E sono tra le qui non cose... mi chiameranno mai, insomma. No, perché sono tra le cose più memorabili di quel periodo in generale, di chiunque. Ci andresti ad aggiustare un film, a dirgli ce lo spiego come se fosse mio figlio? Sì, ma pagando, guarda, volentieri. Cioè, tra l'altro. Sì, sì. Pagando, insomma, però non so quanto paghino, è quello, nel senso che... Comincia sembra... a temere che prendano poco. No, io comincio a temere che questa deriva della sceneggiatura sia per il fatto che le sceneggiature vengano pagate pochissimo, cioè che tutti quelli che sanno scrivere sembra che vadano a fare i telefilm piuttosto che fare i film, cioè questa cosa un po' strana. Temo che urleresti Khan molto forte se sapessi quanto li pagano. Sì, però no, però ci starei, solo che come contratto vorrei avere... la leggendaria ultima parola, sai, quella che tu dici no, è così, io capisco voi avete investito 200-300 milioni di euro, di dollari, ma si fa come dico io, sai che bellezza, che poi magari lo fai apposta a farglielo sbagliare, si fa così. Se per la prossima raccolta di Cinema Presenta mi riesce di organizzare un dibattito solo voi due con J.J. Abrams, ci stai? Schiaccio, scusa, guarda, faccio l'occhiolino. Gliene traduco elettero due, secondo me viene a spese sue, sì. Solo per cercare di avere ragione. Ma poi mi dispiace, perché quando vedi piangere un americano non è bello.